Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Maria, divina, mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questi spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretta la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore. Noi ti glorifichiamo. Noi ti glorifichiamo. Dacci il nostro pane quotidiano, Padre. Dal Libro di Cielo, volume 1, capitoli 52-53. Ora, in queste uscite che mi faceva fare il Signore, delle volte mi rinnovava la promessa dello sposalizio già detto. Chi può dire le accese brame che il Signore infondeva in me di effettuarsi questo mistico sposalizio? Molte volte lo sollecitavo dicendogli: «Sposo dolcissimo, fate presto! Non più dilungate la mia intima unione con voi. Stringiamoci con più forti vincoli di amore in modo che nessuno ci possa separare anche per semplici istanti». E Gesù ora mi correggeva di una cosa, ora di un'altra. Ricordo che un giorno mi disse: tutto ciò che è terreno, tutto, tutto devi togliere, non solo dal tuo cuore, ma anche dal tuo corpo. Tu non puoi capire quanto è nocevole e di quanto impedimento siano all'amore mio le minime ombre terrene. Io gli dissi subito: c'ho qualche cosa da togliere, ditemelo, che sono pronto a farlo. Ma mentre ciò dicevo, io stessa mi avvidi che avevo un anello d'oro al dito, rappresentante l'immagine del crocifisso. Subito gli dissi: sposo santo, volete che lo tolga? E lui mi disse: dovendo di dare io un anello più prezioso e più bello, e che al vivo sarà impressa la mia immagine, che ogni volta che lo guarderai nuove frecce d'amore riceverai al tuo cuore, perciò questo non è necessario. Ed io prontamente me lo tolsi. Giunse finalmente il sospirato giorno, dopo non poco patire. Ricordo che poco mancava a compire l'anno che continuamente stavo nel letto, giorno della purità di Maria Santissima. La notte precedente a tal giorno, il mio amante Gesù si fece vedere tutto festoso.
Si avvicinò a me, prese il mio cuore fra le sue mani e lo guardò e riguardò, lo spolverò e poi di nuovo me lo restituì. Poi prese una veste di immensa bellezza, mi pareva che il fondo fosse un masso di oro screziato di vari colori, e con quella mi vestì. Indi prese due gemme, come se fossero orecchini, e ingemmò le orecchie. Dopo mi ornò il collo e le braccia e mi cinse la fronte di una corona di immenso valore, tutta arricchita di pietre e di gemme preziose, tutta risplendente di luce. E mi pareva che quelle luci erano tante voci che fra loro risuonavano e da chiare note parlavano della bellezza, potenza, fortezza e di tutte le altre virtù del mio sposo Gesù. Chi può dire ciò che compresi ed in qual mare di consolazione notava l'animo mio? È impossibile poterlo dire. Ora, mentre Gesù mi cinse la fronte, mi disse: Sposa dolcissima, questa corona te la metto a ciò niente mancasse per farti degna di essere mia sposa, ma dopo che sarà fatto il nostro sposalizio, me la porterò nel cielo per riservarti dal punto della morte. Finalmente prese un velo e con quello tutta mi coprì dalla testa fino ai piedi e così mi lasciò. Ah, mi pareva che in quel velo ci stesse un grande significato, perché i demoni al vedermi ricoperta con quel velo restavano tanto spaventati e avevano tale paura di me che fuggivano atterriti. Gli stessi angeli stavano attorno con tale venerazione che io stessa ne restavo confusa e tutta piena di rossore. La mattina del suddetto giorno, Gesù si fece vedere di nuovo tutto affabile, dolce e maestoso con la sua Madre Santissima e Santa Caterina. Primo si cantò un inno dagli angeli, Santa Caterina m'assisteva. La mamma mi prese la mano e Gesù mi pose al dito l'anello. Poi ci abbracciammo e mi baciò. E così fece anche la mamma. Dopo si tenne un colloquio tutto d'amore. Gesù diceva a me l'amore grande che mi voleva ed io dicevo a lui pure l'amore che gli volevo. La Santissima Vergine mi fece comprendere la grazia grande che avevo ricevuto e la corrispondenza con cui dovevo corrispondere all'amore di Gesù. Il mio sposo Gesù mi diede nuove regole per vivere più perfettamente, ma siccome è da molto tempo non tanto le ricordo bene, perciò le passo. E così finì quel giorno. Chi può dire poi le finezze d'amore che Gesù faceva all'anima mia? Erano tali e tante che è impossibile descriverle, ma quel poco che ricordo cercherò di dirlo. Questi due capitoli sono la descrizione, come abbiamo penso capito, del matrimonio mistico, delle nozze mistiche, dello sposalizio mistico tra Luisa e Gesù. Chiama mistico questo fenomeno non perché è qualcosa di etereo, o evanescente o, come dire, spirituale nel senso non bello del termine, no? Platonico. Si chiama mistico perché è qualcosa di divino e di totalmente estraneo, in particolare a quella orrida eredità, diciamo così, dell'amore umano che è legata alla concupiscenza e quindi agli atti conseguenti ad essa, che, come sappiamo, nell'amore umano sono possibili solo perché redenti all'interno del sacramento del matrimonio. Chiaramente, come nelle nozze tra Maria Santissima e San Giuseppe, che furono nozze terrene ma divine, non ci fu nulla di tutto questo, così è evidentissimo che non ci può essere assolutamente nulla di tutto questo nelle nozze mistiche di un'anima con Gesù. Però sono sempre nozze, ecco, quindi ripeto, già nei giorni scorsi, tutta quanta la teologia biblica, già veterotestamentaria, che mostra il rapporto tra Dio e il suo popolo, così come tra Dio e ogni singola anima in termini nuziali, è un'immagine vera ed è un'immagine che in alcune anime, chiamate a questa grande grazia, e che anche si sono ben predisposti a riceverla, cooperando e lasciando che la mano del Signore molto purificasse, senza opporre resistenza, la vivono in questa forma, ecco, appunto, straordinaria.
commovente. Quello che tutti noi possiamo trarre in prima battuta da questo fatto, di cui ci rallegriamo chiaramente con Luisa e anche con tutte le anime che hanno ricevuto questa grazia, perché è proprio della carità, ecco, rallegrarsi con chi è nella gioia e godere di questa cosa come se fosse la nostra. Ecco, noi tra figli di Dio, nella comunione dei santi, ci comportiamo così, quindi senza nessuna gelosia. E senza nessuna invidia, ecco, che sono passioni che non possono, non devono stare nel cuore dei figli. Ecco, però io continuo a dire, a ripetere che in forma, diciamo così, ordinaria, questa dimensione sponsale del nostro amore verso Gesù, verso la Madonna, deve essere vissuta. Nel senso che la metafora nuziale, cioè uno sposo, chi è uno sposo o una sposa ideale? Uno sposo o una sposa ideale è colui o colei che tutto si dona al proprio sposo e alla propria sposa, la sua vita è completamente appunto donata, è al servizio, è attento a far contento in tutto il proprio sposo o la propria sposa, a piacergli, a farsi bello per lui, a farsi bella per lui. A compiacerlo, a non contrariarlo mai in nulla, a farlo anche sentire amato, no? E io raccomando sempre, anche nella vita degli sposi, non bisogna mai, a mio avviso, lasciare che la concupiscenza bassa prevalga, perché la cosa più importante anche in un matrimonio umano non è quello, anche se questa dimensione deve esserci anche per. Perché non potrebbe altrimenti darsi neanche il dono della vita, no? Ma la cosa più importante è che circoli l'amore, ed è questo che i giovani che volessero fare un matrimonio santo devono imparare a vivere nel fidanzamento, cioè i gesti di amore sono la cosa più importante. I baci, le carezze, gli abbracci, gli sguardi, le coccole, diciamo così. Queste vanno vissute dentro il matrimonio, non vanno vissute come cose da bambini. Perché io sfido anche una coppia, ecco, ho un po' di esperienza pastorale, a negare, ecco, che in certi momenti è molto più bello ricevere una carezza, insomma, oppure un abbraccio, oppure un bacio, diciamo così, un bacio casto nel senso, non nel senso di. Può essere anche un bacio bacio, ma un bacio casto nel senso che non è finalizzato all'altro, no? Ecco. E tutte queste cose noi le possiamo e le dobbiamo vivere con Gesù e con Maria. Quindi diciamo in questa forma certamente ordinaria. Noi dobbiamo sempre ricordare che lo straordinario ha sempre una modalità ordinaria per essere vissuta. Così come i miracoli, tante volte l'ho detto, di Gesù. Sui corpi hanno sempre un corrispettivo più importante, tra l'altro, diciamo, e meno appariscente sull'anima. Così tutte quante le grazie mistiche straordinarie, tutte, hanno una corrispondenza, quindi una possibilità di essere vissute, certamente non in questo livello, insomma, però in maniera vera, anche se diciamo meno intensa. Su un piano ordinario. E siccome noi non possiamo, non dobbiamo mai desiderare cose grandi, superiori alle nostre forze, né tantomeno cose di questo genere, insomma, che sono davvero cose fuori del comune, però possiamo e dobbiamo, ripeto, abbiamo tutta quanta la testimonianza della Sacra Scrittura, abbiamo Gesù che fa il primo miracolo per intervento di Maria Santissima, non casuale certamente. Dove? La nozze di Cana, quindi in una scena nuziale, in un contesto nuziale, no? E tutta la lettura simbolica di quel miracolo, sappiamo che è proprio legato, collegato, no? Questo evento, con l'avvento di Gesù sulla terra, ecco, il sogno delle mistiche nozze dell'umanità con Dio
È realtà, perché tra l'altro è già diventata realtà in lui, perché cioè, dove è stato celebrato il primo matrimonio mistico tra Dio e lui, l'umanità? Nell'incarnazione. Perché l'incarnazione non è stato altro che il figlio di Dio che unisce a sé, altro che in maniera indissolubile, l'unione ipostatica, quindi eternamente indissociabile, una natura umana creata. Quindi di fatto le nozze dell'umanità, di Dio con l'umanità, si sono celebrate al momento dell'incarnazione, nella stanza nuziale del grembo Santissimo e Virginale della Divina Maria, che tra l'altro già da tempo era a sua volta sposa castissima e santissima di Dio, fin da quando è stata concepita. Ecco, quindi non dobbiamo stupirci, dobbiamo pensare a viverlo in maniera analoga. Quindi pensiamo per esempio alle delicatezze da avere nei confronti di Gesù, no? O di Maria, queste sono cose, ecco, nella meditazione precedente dicevo, per esempio, durante l'ora della passione, crocifisso in mano, bacio al crocifisso, ma anche la mattina, appena uno si sveglia, bacio al crocifisso, prima di andare a dormire, bacio al crocifisso, rivolgere un pensiero a Gesù, e avere delle piccole premure, fare bene la genuflessione in chiesa, stare magari un po' più di tempo in ginocchio, fare gli atti di amore prima che si va a fare la comunione, prepararsi con la comunione spirituale. Se un'anima ama, non c'è bisogno poi di starle sempre a dire fai questo, fai quell'altro, fai questo, fai quell'altro, fai questo, fai quell'altro, no? Perché due innamorati, come sappiamo, se sono veramente innamorati, si stancano la mente e l'intelletto per sorprendere con nuovi piccoli atti d'amore il loro innamorato, se sono veramente innamorati. Quando tutto questo dentro una vita di coppia non c'è, è perché non sono innamorati e non è che non hanno coltivato probabilmente l'amore, no? Ecco, quindi questo dobbiamo tenerlo presente. E Gesù a sua volta, che ci precede, e questo dobbiamo imparare a riconoscerlo, perché si riconosce nella fede, è pieno di premure, di delicatezze. E di dolcezze nei nostri confronti. Io non scendo nel merito, ma ho avuto modo di constatarlo non so quante volte, insomma, nella mia vita. A volte veramente in maniera sorprendente, nel senso che magari ti fa contento in una cosa, come dire, magari lecita ma molto umana. Qualche volta succede, io penso subito a scusate se ogni tanto li cito, insomma, negli scritti di Maria Valtorta, per esempio, si vede che Gesù, che a Gesù piaceva tanto il miele, anche queste sono cose che nella Divina Volontà assumono un'altra, ecco, prospettiva rispetto a certi ascesi. A Gesù piaceva tanto il miele e la Madonna ogni tanto, per farlo contento, gli preparava le cose col miele che a lui tanto piacevano, e lui era tanto contento. No, ecco, quella delicatezza materna nei confronti di Gesù era certamente anche un atto della divina volontà nei confronti del Verbo incarnato, sicuramente, insomma, no? Quindi per cosa? Per allietare per un attimo anche la sua santissima umanità, che certamente non deve essere la norma che guida la nostra esistenza, ovviamente, no? Quindi non è che noi viviamo per accontentarci di tante piccole cose della terra, che anzi Gesù qui dice bisogna staccarsene da tutti, da tutte, però ecco, a volte, ecco, essendo noi comunque anche esseri ancora umani, ecco, Dio non disdegna a volte di dare una carezza attraverso una cosa molto molto umana. E allora, certo, noi piaceri umani, qui Gesù dice che tutto ciò che è terreno, tutto, non soltanto devi togliere dal cuore, ma anche dal corpo. E poi le fa togliere quest'anello, no? Allora, anche qui, vedete, non tutti, almeno a quanto mi pare di comprendere oggi, e dico così perché, sapete, più tempo passa, più impari
imparo ad essere molto cauti nelle affermazioni, perché potrei aver compreso male, però a quanto mi sembra di comprendere, non sempre e non tutti dobbiamo togliere tutto. D'accordo? Però, certamente dobbiamo essere sempre pronti alla voce della Divina Volontà che se ti dicesse adesso togli tutto, tu lo togli. E senza fare obiezioni e recriminazioni, no? Anche per mandare online una catechesi ci servono degli strumenti, evidentemente, no? Serve il registratore, serve un computer, serve tutto quanto, ma se un giorno Dio mi dovesse dire basta, finito, non mi servi più, butta tutti i computer, butta tutto e sparisci dalla circolazione, io lo faccio immediatamente. Cioè, lo faccio, spero con l'aiuto della Divina Grazia, ma dovrei stare nella disposizione, d'accordo? Perché il computer non è un bene, capite, che serve per attaccarci, sì, o per, se uno sta nella Divina Volontà, per farsi sì, gli affari propri. Se serve alla causa di Dio, si ha e lo si ha anche che funziona bene. Se non serve alla causa di Dio, si fionda e è sparito. Fine. Così vale per tutte le cose. Dalla prima all'ultima. Perché quello che deve essere il centro del nostro cuore è volgere lo sguardo su quello che Gesù vuole. Allora, immaginate la scena, no? Lui si era innamorata già di Gesù, no? Quindi aveva al dito un anello con il crocifisso, che è il sogno di tutte quante le donne innamorate di Gesù. Le suore consacrate generalmente hanno al dito appunto un anello, non so se d'oro, ma hanno un anello con il crocifisso. Almeno le consacrate, insomma, che conservano ancora un pochino di segni belli, insomma, no? Gesù gli dice toglilo, perché te lo devo mettere io l'anello. Quindi, cosa ci fa capire questo qui, no? Che anche quando noi togliessimo qualcosa da noi, questo è un punto molto importante, che Gesù ti chiedesse togli qualcosa, oppure che te la toglie lui qualcosa, ti muore una persona cara, per esempio, no? Anche un affetto molto molto grande. Come noi reagiamo quando Dio ci toglie qualcosa, no? Le parole di Giobbe dicevano Deus dedit, Deus absturit, quindi il Signore ha dato, il Signore ha tolto, come piacque al Signore così è avvenuto. Quindi è chiaro che se ti toglie tua madre, se ti toglie la tua sposa, se ti toglie tuo figlio, non te lo toglie per toglierti qualcosa, ma per darti di più. Questo noi nella fede, se non altro che divina volontà, non possiamo assolutamente, non possiamo e non dobbiamo dubitarne. Cioè, Dio non è colui che toglie, Dio è colui che dà. Quindi i tagli sono sempre apparenti, nel senso che sono reali, ma sono sempre funzionali a qualcosa di più grande. Lo sposo della Divina Maria, che si chiama Giuseppe, Giuseppe in ebraico significa Dio aggiunge, Yahweh aggiunge, significa testualmente. San Giuseppe sembrava, umanamente parlando, un uomo a metà, giusto? Tutti quelli che pensano, ma come ha fatto a resistere una vita, le persone veramente carnali e mondane che non sanno nulla, insomma, delle cose di Dio. Non ha fatto resistere una vita davanti a una donna senza starci insieme. Ne era ben felicissimo, insomma, di questo qui, no? E non pensiamo certamente che ne abbia sofferto in maniera. San Giuseppe aveva conosciuto altro, d'accordo? Sia dalla sua sposa che da Dio. E quindi portava, come dire, questa sua caratteristica, senza nessun tipo di patema o di ansia, ecco. Perché aveva altro a cui pensare. Ogni tanto, specialmente i più giovani, no? O le persone che sono un po', dice, ma tu sei un prete, ma non ti puoi sposare. Io rispondo sempre, dico, guardate che, a parte, se un prete si potesse sposare, io non mi sposerei, ma non perché non ho stima del matrimonio o perché, come dire, non ho, come ogni essere umano, insomma, l'attrattiva naturale verso la donna, no? Quindi riconosco la bellezza di questa cosa, ma c'è ben altro a cui pensare, ci sono cose ben più grandi di questa, quindi pur avendone tutta la stima, pur rallegrandomi, pur compiacendomi, pur benedicendo con gioia ogni nozze, pur rallegrandomi immensamente quando un amico o un'amica ha
hanno un figlio e cose di questo genere. I giorni più belli della mia vita sono quando li posso battezzare. Però, quando si è qualcosa di più, è chiaro che non si volge a qualcosa di meno, no? Ecco, un'altra cosa su cui riflettere è la corona nuziale che Gesù gli mette in testa. È chiaro che la corona nuziale, con tutte quante quelle pietre, sono le gemme preziose, è una simbologia nota nella Sacra Scrittura e sono tutte quante le virtù che Luisa avrebbe esercitato. Se gliela mette in testa, se poi gliela toglie, perché dice guarda che poi te la restituirò nel rapporto in cielo per riservarti al punto della tua morte. Nel momento in cui diventi mia sposa te la devi mettere, perché non saresti mia sposa se non stessi esercitando, e sempre meglio eserciterai, tutte quante le virtù che queste gemme significano. Però, siccome c'è ancora molto, perché poi il matrimonio è il matrimonio mistico e poi il matrimonio umano, si celebra, ma poi bisogna viverlo, perché la sposa deve vivere all'altezza dello sposo, no? La cosa su cui soffermarsi è la Santa Vergine che ammonisce Luisa sulla grandissima grazia ricevuta e la corrispondenza con cui doveva da quel momento in poi corrispondere all'amore di Gesù. Ecco, non pensiamo, insomma, e questo vale anche per le grazie ordinarie. Ricordiamo le parole di Gesù: a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, a chi non ha sarà tolto anche quello che pensa di avere. Cioè, Dio fa una grazia, questa, immaginavo, questa è una grazia che produce delle gioie, dei diletti e delle estasi che non sono comprensibili a noi comuni mortali, possiamo certamente lontanamente immaginarceli, no? Quindi Luisa stessa, insomma, dice quel poco, è impossibile descriverle, no? Tante cose, comprese in qual mare di consolazione notava l'animo mio, è impossibile poterlo dire. Quindi, ecco, però. Anche i diletti che il Signore dona ai suoi figli, anche ordinari in questo mondo, sono sempre finalizzati a una corresponsione, quindi, cioè, noi in questa vita dobbiamo servire il Signore. Quindi ci dona queste cose, ordinarie o straordinarie, piccole o grandi, perché possiamo servirlo sempre più e sempre meglio. Quindi, servirlo con la preghiera, con la riparazione dei peccati, con la vita santa e con la testimonianza di fedeltà evangelica, con la pratica di tutte quante le virtù, con la massima perfezione possibile, con la fuga da ogni peccato anche minimo, con la costanza, con la perseveranza, con tutte le cose che noi sappiamo essere il patrimonio, diciamo così, del corredo spirituale di un figlio di Dio degno di questo nome. Un'ultima parolina su questo misterioso velo, ecco. Tutta ricoperta da un velo, a me fa pensare, certamente non è questo, soltanto perché dice che che tutta Luisa era coperta da quel velo, dalla testa fino ai piedi, no? Sembra in alcune visioni che anche la Divina Maria portasse dei veli amplissimi, cioè che partivano dalla testa e la coprivano per tutto il corpo, no? Il velo è un segno molto 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 sacro, è un segno nuziale, certamente, perché sono le spose che si presentano dinanzi allo sposo velate, ma è anche un segno, come dire, mistico, e adesso non c'è tempo in questa, anche per questa meditazione, non è una catechesi, di spiegare tutta quanta la teologia del velo, no? Mosè che si velava il capo, l'arca dell'alleanza che era velata, il tabernacolo del tempio che era velato, il santo dei santi che era velato. Adesso noi purtroppo anche nella liturgia cattolica abbiamo perso tutti quanti i segni, ma un tempo il tabernacolo era velato del colore liturgico del giorno, il calice era velato del colore liturgico della messa del giorno, il capo delle donne in chiesa era velato. Quindi questo velo è segno anche un pochettino, no? Sia della riverenza dovuta davanti a Dio, sia anche però, come dire, velare una cosa vuol dire occultarla agli sguardi, cioè mi viene in mente ora proprio questa significazione dentro questo contesto, no? Cioè il rapporto tuo, mio,
personale con Gesù deve essere velato. Ha capito cosa vuol dire? Per essere velato deve esserci, d'accordo? Cioè, ci sono dei piccoli segreti d'amore che noi ce li portiamo con nostro Signore, d'accordo? Perché? Perché sono espressione del nostro rapporto personale con Lui. Allora, la domanda che rete al termine della meditazione: tu ce l'hai qualche segreto, d'accordo, nel rapporto personale con Gesù? Qualche cosa che hai fatto la sua presenza e non la presenza di nessun altro? Qualche cosa che hai detto solo a lui? O no? Perché dico questo? Perché purtroppo la vita di fede di molti fedeli è completamente superficiale, lontana, estrinseca, anche nell'atto degli atti, quindi nell'atto intimo per antonomasia che tutti i fedeli possono compiere alle dovute condizioni, che è la comunione. Uno non può andarsi a fare la comunione come se prendesse una caramella e se ne torna a posto e poi esce dalla chiesa senza aver detto manco ciao al nostro Signore. Ma che roba è questa qui? Quindi questo ti fa capire che c'è zero rapporto personale con Gesù, ma appunto il rapporto personale con Gesù non ci può non stare nella vita cristiana. Perché la relazione nuziale è quanto di più intimo e personale possa esistere, cioè marito e moglie hanno una storia personalissima tra di loro, no? Dei gesti, delle comunicazioni, delle cose che sono loro, sono proprio loro solo, che si riconoscono al volo quando le compiono in presenza l'uno dell'altro, no? Allora attenzione, perché la nostra fede non deve essere, come dire, verbosa, piena di tante chiacchiere, di tante parole, o solo di tanti riti, di tanti gesti esteriori, d'accordo? Tante, non lo so, in certi contesti, di tante processioni, di tanta ritualità vuota d'anima però. Con questo non sto dicendo io le processioni sono il primo a essere devoto alla processione, ne faccio 50, ne faccio 50.000 l'anno, insomma, no? Quindi, così come senza messa io non potrei stare neanche mezza giornata, insomma, no? Però, come dire, l'apparato, il rito, la mediazione anche esteriore, pubblica, sacramentale, anche della Chiesa, eccetera, eccetera, non toglie la personalità del rapporto con Gesù. Siamo anche alla direzione spirituale. Molte anime che, come dire, idolatrano il padre spirituale e gli chiedono tutto quello che dovrebbero fare, blindandosi poi sotto una sorta di obbedienza. Ma questo non è il direttore spirituale. Il direttore spirituale è l'amico dello sposo. Il direttore spirituale ha il compito di indirizzarti, se mettiti davanti a Gesù e cerca di capirlo tu quello che vuole lui da te. Poi eventualmente ne parliamo, io ti posso dire se secondo me hai capito bene o hai capito male, ma non c'è un'operazione sostitutiva, d'accordo? Cioè io ti dico quello che devi fare, ma che stiamo scherzando? Ma anche il nostro Signore non ce lo dice mai chiaramente quello che dobbiamo fare perché vuole che lo capiamo dentro un dialogo personale profondo di preghiera con Lui, dove piano piano te lo fa capire come se impari ad ascoltare il tuo cuore quello che vuole, ma non c'è una figura sostitutiva. Io penso che su questo punto del rapporto personale, nuziale con Gesù, nuziale chiaramente in senso ampio, è bene, durante la meditazione, al termine di questa meditazione, farsi qualche domanda. Cioè, io ce l'ho oppure non ce l'ho? E non è che questa domanda qui è molto semplice. Quali segreti hai tra te e Gesù? Quali cose intime succedono tra te e lui? Succedono, punto interrogativo, o no? Da come si risponde a questa domanda dipende anche la qualità del nostro rapporto che abbiamo con Gesù. Bene, Divina Maria, tu sei stata, come abbiamo meditato, il sacrario, il talamo delle mistiche nozze di Dio con l'umanità. Ecco.
nell'umanità di Gesù, Dio ha unito a sé ogni essere umano, diceva già San Giovanni Paolo II, in rapporto intimo, personale e nuzialmente indissolubile, ecco, anche se questa indissolubilità che dipende anche dalla nostra corresponsione. Ecco, e aiutaci a crescere nel nostro rapporto personale e intimo con te, con Gesù, e se non ci fosse, prendici per mano e tu che sei tutto di lui, insegnaci a stare con lui come lui e ad accogliere la sua volontà di stare con noi e aiutaci a comprendere come la grammatica dell'amore è l'unica che sa perfettamente coniugare e descrivere i rapporti dell'anima con Dio. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vi benedico per aiutarvi, vi benedico per difendervi, vi benedico per proteggervi, vi benedico per liberarvi da ogni male, vi benedico per consolarvi, vi benedico per farvi santi, vi benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.